Benvenuti amici del canale, eccoci qua nel bosco, nella macchia mediterranea toscana per una nuova recensione, una nuova review. Come abbiamo visto nelle settimane scorse, negli scorsi video, si è mostrato, vi ho mostrato quello che potrebbe essere un kit minimale di sopravvivenza, che al suo interno include anche un grosso sacchetto di nylon, che può essere utilizzato per realizzare un riparo d'emergenza. Questo significa quindi che non ci serve portarci altro quando facciamo un'escursione, quando andiamo nel bosco, prendiamo per un itinerario impegnativo in montagna o altro. No, no, andare impreparati sarebbe un grosso errore, sia che si fa un'uscita in giornata, sia che e si faccia un'uscita di più giorni. Quindi è sempre bene pensare ad avere un qualcosa come copertura, un qualcosa che ci permetta di creare un minimo bivacco di piccole dimensioni, giusto giusto per magari proteggerci da un acquazzone improvviso che sta venendo. Come vi ho raccontato in uno degli scorsi video dove andavo a testare il poncho della sarma, e il poncho non è usualmente un pezzo di equipaggiamento che porto con me per proteggermi dalla pioggia. Non mi piace quando piove mettermelo addosso perché comunque trovo che mi si appiccichi e altro, però ciononostante spesso lo porto perché permette comunque di creare un piccolo bivacco. In caso di acquazzone, in caso che io non riesca più a far rientro a casa, a fine giornata, posso con un poncho creare un piccolo bivacco. Ma questo non sempre è sufficiente. Ad esempio, quando mi muovo con la famiglia, solitamente porto con me un tarp 3x3, perché in caso appunto di maltempo mi consente di tirare su un bivacco sufficientemente grande da ospitare tutti i membri della famiglia. Questi poncho, come anche la maggior parte dei tarp che ci sono in commercio, sono fatti di poliestere, poliamide, hanno uno spessore che è quel che è, perché c'è l'esigenza che siano leggeri, perché altrimenti l'utente medio, l'escursionista medio, il praticante outdoor, non se li porta dietro. Se pesano troppo, non se li vuole portare dietro. E ciò va in parte a inficiare la loro robustezza, la robustezza magari degli anelli che sono posti agli angoli, perché se il tessuto è sottile, inevitabilmente anche l'anello farà presa su poco tessuto e potrebbe, a seguito di sollecitazioni di un vento molto forte, per esempio, rompersi. Così, da un po' di tempo ho iniziato a cercare delle alternative e mi ero imbattuto nei Basha. Ma che cos'è il Basha? Il Basha non è altro che un tarp. Il tarp si differenzia dal poncho perché è privo del cappuccio, dell'apertura per la testa, e non viene utilizzato per proteggersi dalla pioggia mentre si cammina, mentre si è in cammino, in movimento, comunque non lo si va a indossare come un capo d'abbigliamento. Il Basha è il termine che viene utilizzato generalmente per gli equipaggiamenti militari, i tarp militari in utilizzo nelle forze armate britanniche principalmente, ma anche in quelle olandesi. Quindi cerca cerca per i vari store di cui vi ho parlato in uno dei precedenti video, qua sopra trovate il link, e mi sono imbattuto in un sito estone, outdoors.ee, che proponeva tra i vari articoli di surplus dei Basha, sia i Basha britannici sia i Basha olandesi. Oggi, dopo questo lungo preambolo, andremo a esaminare il Basha olandese. Sul sito sono disponibili diverse versioni, o meglio, la stessa versione in diverse condizioni d'uso. Il Basha che ho comprato io è in colorazione Woodland. È nuovo di magazzino ed è completo anche del suo sacchetto
contenitivo del sacco che lo contiene. I più appassionati, gli amanti dell'equipaggiamento militare, staranno già dicendo: wow, fico il tarp di surplus, bello, a me piace, però c'è un fattore da tenere a mente. Allora, un poncio, che sia questo della Sarma o di altra tipologia, generalmente pesa dai 300 ai 500 grammi, questo ne pesa 400. Il tarp più a casa io, il 3x3, pesa circa 700 grammi. Questo tarp di surplus, proveniente dai magazzini dell'esercito olandese, pesa la bellezza di 1125 grammi, quindi è quasi il triplo di questo. Ma come mai pesa così tanto? Innanzitutto perché è realizzato su delle specifiche militari, quindi con un livello di robustezza differente, è più grande, ma è più piccolo di quello 3x3, vero? E però integra già all'interno alcune cose. Le possiamo già vedere che spuntano qua dal sacco di contenimento. Abbiamo già degli elastici e addirittura del cordame. Adesso andiamo a aprirlo così lo esaminiamo nel complesso. E anzi, mentre lo apriamo, lo tendiamo su una corda che ho già steso tra gli alberi e così vediamo l'ampiezza a confronto. Il Basha dell'esercito olandese con un poncio che ha misure più o meno standard. Ok, adesso ho appeso il Basha militare e adesso gli sovrappongo il poncho, così vediamo le due dimensioni a confronto. Come possiamo vedere adesso, avendoli aperti e sovrapposti, la differenza è abissale. Il poncho potremmo dire che è sì quasi altrettanto lungo, perché mancano circa 15 cm a essere lungo come il Basha, ma nella realtà quello che sorprende è la larghezza. Il poncho, che è circa 145 cm, non è minimamente simile, non è minimamente largo come il Basha, che invece, pur avendo cercato di alzarlo al massimo, arriva ancora a toccare a terra con i suoi 2 metri e 20 di larghezza. Allora, togliamo il poncho, esaminiamo le caratteristiche del Basha militare. Allora, possiamo subito parlare delle cuciture che appaiono nettamente ben fatte, molto curate, sia davanti che dietro. Ogni vertice, ogni angolo, così come anche al centro della lunghezza, abbiamo già, diciamo, dalla casa produttrice gli elastici di generose dimensioni che consentono di attaccare queste asole a eventuali picchetti. Proseguendo lungo il bordo del tarp, individuiamo l'etichetta che definisce la tipologia di acquisto per la Forza Armata. A metà della larghezza abbiamo qui arrotolato il cordame da utilizzare come tirante, come ridge line, per realizzare un frame ad A o altro. Il cordino che ci viene messo a disposizione
ha una lunghezza utile di circa 140 cm ed è dotato anche di clips a scorrimento. Negli angoli e a metà della larghezza, oltre agli anelli di tessuto a cui sono poi attaccati gli elastici, troviamo anche degli anelli metallici. Lungo la lunghezza, come anche a metà del telo internamente, sono presenti delle maniglie di tessuto cucite in maniera direi decisamente seria a quella che è, a quello che è il bordo, che piegando il bascia al contrario permettono di realizzare una barella di cui queste rappresentano le maniglie di trasporto. Quindi in caso abbiamo necessità di portare un infortunato, prendiamo il bascia, lo rigiriamo con l'interno verso l'esterno e abbiamo le maniglie di trasporto per trasformarlo in una barella e portare via l'infortunato. Sul lato esterno, dalla parte esterna, lungo la metà, vi è inoltre un ulteriore anello che permette di far passare una ridge line o comunque di far passare un cavo per appenderlo in varie configurazioni. Una ulteriore nota va posta appunto sull'interno del telo, l'interno del bascia, in corrispondenza della cucitura di metà, che come si può vedere è assolutamente protetta e sigillata, con una lastratura che risulta estremamente robusta, tosta, dura. Come ultima feature delle tante che vi ho appena descritto, possiamo anche citare la presenza dei bottoni metallici che consentono di chiudere il tarp e trasformarlo in una configurazione tipo sacco a pelo. Unitamente a un poncho liner mi avvolgo dentro il bascia chiuso e all'interno dello stesso posso dormire. Sì, indubbiamente questo porta a generare della condensa, però questo tipo di configurazione a sacco arrotolato è la stessa anche che si incontra nelle forze armate statunitensi, che infatti viene chiamato, se non sbaglio, il Ranger Roll, quindi l'involtino dei Ranger. Loro lo fanno con il poncho, all'interno mettono il poncho liner e sempre con le clips metalliche è possibile poi chiuderlo e dormirci dentro. Sicuramente siamo di fronte a un prodotto che pesa molto di più di quelli che sono i poncho o i tarp civili, però rispetto al poncho ha una dimensione nettamente maggiore, mentre rispetto a un qualunque tarp civile credo che abbia un livello di finiture e robustezza nettamente superiore. Perlomeno parlando del tarp di cui dispongo io, non c'è nulla di simile, le cuciture non sono così ben fatte, non abbiamo delle fettucce di tessuto così robusto, perché questo rispetta degli standard, dei requisiti militari, quindi di robustezza e di capacità a resistere ai maltrattamenti sicuramente maggiore. Adesso proviamo a sganciarlo, a metterlo a terra e vediamo alcune configurazioni che è possibile realizzare. Ora, senza stare troppo a diventare pazzo, ho realizzato velocemente 4 picchetti sfruttando dei legni, dei rami con delle forcelle. La forcella fermerà l'anello di tessuto, l'anello di cordino, e ovviamente la punta si andrà a inserire nel terreno. Proviamo a fare un paio di configurazioni che potrebbero essere utili, potrebbero venire veloci da realizzare con questa tipologia di bascia.
Questa rappresenta ovviamente la configurazione veramente più semplice da realizzare. Adesso io ho utilizzato gli elastici presenti sugli angoli, rimane un poco alzata, consente anche il passaggio d'aria. Vorresti renderla più protettiva e più windproof, potrei ad esempio utilizzare direttamente gli anelli che sono presenti sugli angoli per inserire i picchetti, ma posso assicurarvi che dentro è veramente veramente ampia. Longitudinalmente ci stanno tranquillamente due persone coricate. Adesso metto un attimo un telo di nylon sotto per entrarci, perché sono come si può dire, calamito le zecche e vorrei evitare di prendermene qualcuna. Qui è dove ho fatto la prova della notte in bivy bag, dove naturalmente proprio ero attaccato a questo albero qui, poggiando la mano in terra mi sono subito preso la zecca vicino al polso. Ok, non so se avete modo di osservare quanto effettivamente sia ampia, sia ampio il bivacco che si viene a creare, e ci si sta decisamente comodi anche in altezza. Posso stare tranquillamente seduto sopra il materassino, sopra il sacco a pelo, per mangiare all'interno della gavetta, quindi diciamo che consente una buona copertura, veramente mi pare decisamente comodo. Proviamo a vedere un'altra configurazione. Posso dirvi che, caspita, e posso dirvi che, caspita, è davvero ampio sotto. Tutto lo spazio per mangiare, fare, trigare. Coricarmi e dormire comodamente. Veramente bello, mi piace. Cosa possiamo dire per concludere? Questo è un pezzo di equipaggiamento di surplus, deriva dai magazzini, fuoriesce dai magazzini dell'esercito olandese. È realizzato con uno standard qualitativo veramente notevole, è veramente robusto. Si può apprezzare la presenza di cuciture veramente ben fatte, di soluzioni anche smart, per quello che può essere ad esempio il fatto di trasformarlo in una barella morbida. Ci arriva dotato di sacca e di appunto elastici di buona qualità e corde. Il colore è sicuramente quello che è, nulla da dire. Il peso è notevole, con i suoi quasi 1,2 kg, non può sicuramente competere con quelli che sono i tarp civili, che pesano intorno ai 7 etti, magari anche meno, o con i poncho, che magari non arrivano neanche a mezzo chilo. Ma sicuramente, oltre ad essere robusto, permette di realizzare veramente dei bivacchi di ampiezza notevole. Direi che proprio mi piace, è un bel
pezzo da mettersi nello zaino e portarsi dietro. Sono veramente contento dell'acquisto. Come ho detto all'inizio, questo Basha l'ho acquistato nel negozio, nello store online estone outdoor.ee, e c'è a diversi, viene proposto con diversi gradi di utilizzo. Questo era nuovo, quindi nuovo di magazzino, e mai utilizzato, e il costo è intorno ai 50 euro, vado a memoria. Quindi sicuramente rimane in linea con quelli che sono i tarp più in voga, più quotati dell'ambito civile, che però risultano avere un'ampiezza maggiore. Non credo di aver altro a dire, sta al vostro gusto e sta alla tipologia di equipaggiamento che volete prendervi dietro. A me piace, è un pezzo che metterò sicuramente nello zaino, ma non è detto che incontri il favore di tutti. Sappiate comunque che è una delle tante possibili scelte, in particolare se state poco attenti a come trattate gli equipaggiamenti e quindi avete necessità di qualcosa di particolarmente robusto. Ok, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete il like, condividetela. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi al canale, clic sulla campanella per ricevere la notifica quando pubblico qualcosa di nuovo. Buon pomeriggio.